Mister Toscano, ritorno a Terni da avversario per la prima volta. Non era mai capitato in questi anni, insomma, che lei è andato via dalla Ternana. Se andiamo a analizzare la partita, c'è un po' rammarico da parte della Feralpi Salò per la prestazione, comunque una prestazione convincente contro una Ternana che, a detta di tutti, un po' è la squadra da battere. Sicuramente un qualcosina in più da parte della sua formazione, purtroppo per lei e per i tifosi, insomma, della Feralpi, la Ternana ha pareggiato in extremis. Innanzitutto mi ha fatto piacere ritornare qui a Terni perché mi legano ricordi indelebili. Mi ha fatto molto piacere ritornare e rivedere tanti amici, tante persone con cui ho condiviso dei momenti fantastici. C'è un po' di rammarico per il risultato perché secondo me i ragazzi meritavano di portare a casa la vittoria. Però sono contento della prestazione. Mi interessava la reazione immediata dopo la sconfitta di San Benedetto, dove abbiamo fatto una buona gara, e oggi c'è stato il segnale della squadra che mi è piaciuto. E ripeto, con la Ternana magari non puoi non chiuderla, perché con i giocatori che c'è, soprattutto nel reparto avanzato, lasci un centimetro ti puniscono, come è successo nel finale di gara. Però siamo contenti, questa partita deve dare consapevolezza che te la puoi giocare tranquillamente, con serenità, perché è un campionato difficile questo. Forse la Ternana è stata brava a crederci fino alla fine. Sì, è stata brava a crederci fino alla fine, ha messo dentro attaccanti freschi che sono importanti e quindi è riuscita a portare a casa un punto. C'era marchio da parte nostra, forse con un po' più di attenzione nell'azione del gol, due rimpalli magari potevi uscirne meglio, però prendiamo questo punto col giusto rammarico per non aver portato a casa la vittoria. Mister, complimenti, perché lei ha azzeccato, secondo me, dal punto di vista tattico, la partita in maniera perfetta, perché praticamente ha sterilizzato le fonti di gioco della Ternana, che spesso faceva passaggi fuori misura, palle lunghe in verticale, perché a centrocampo trovava difficoltà. Partita poi magistrale da parte di Ferretti, che giocava in ogni parte del campo. E quindi ai punti avrebbe forse meritato la vittoria la sua squadra. Poi nel finale la Ternana, come diceva lei, con questo gol di Achite, è riuscita a pareggiare. Però gli vogliamo chiedere anche un'altra cosa. Ma nel finale che è successo? Come mai? No, aspetta. No, come mai? Che c'è stato un battibecco con Lopez? No. Ma che è stata originata quella? No, stavo cercando quello scatto lì. Di andare dall'arbitro a dirgli una cosa e poi Lopez intervenuto. No, ma niente di particolare. Ma sono cose che succedono nel calcio quando la posta in palio è alta, quando sono partite così tirate, ci sa, ma niente di particolare. Curiamoci. Sì, gli posso chiedere una cosa, ma io, forse lei dirà, ma questo che vuole, ma io a posto suo non avrei tolto Ferretti. Ferretti secondo me è un grande giocatore, lo conosco da quando giocava col Trapani. Oggi è stato, secondo me, il migliore in campo di tutti e 22. Con i sei ma si vincono e si perdono tante partite. Sì. No, ha fatto una grande partita come tutta la squadra. È stata brava e applicata, concentrata, ha dato ritmo alla gara, e sapevamo che dovevamo dare ritmo alla gara se volevamo fare bene oggi qui a Terni. I ragazzi sono stati bravi. Mister, io vorrei tornare un attimo indietro, fare un flash di un po' di anni. Il 23 settembre 2015, non so se lo ricorda, le sue dimissioni. Adesso è cambiata la società qui a Terni, sono cambiati tutti, però che cosa è successo? Perché parecchi tifosi se lo chiedono. Non voglio tornare sul discorso, sono contento della società adesso, in questo momento, ha reinvestito dopo un'annata difficile come la passata stagione per poter portare la Ternana in Serie B. Sono contento perché si è trovato l'equilibrio giusto qui a Terni, ma non voglio tornare su quell'episodio. E io no. Senta, lei prima ci ha detto, ma Ternana è una squadra forte, sì, questo lo sosteniamo anche noi. Ma adesso le voglio fare una domanda. La Ternana con cui lei vinse il campionato di Serie C 2011-2012, con giocatori, secondo me, non solo che ebbero abnegazione e sacrificio, come dice qualcuno, ma in cui c'erano anche giocatori di tecnica. Prendo come esempio Bisacane, che l'ho visto fare delle partite magistrali quest'anno nel campionato di Acol Cagliari.
Che differenza c'è tra queste tre squadre? Io posso parlare della mia, dico solo che quell'anno si creò un'alchimia così bella ed esplosiva tra la squadra, l'ambiente, il pubblico, la società, lo staff, quando si creano questi rapporti fantastici, ancora con quei ragazzi mi ci sento quasi ogni settimana, è difficile non vincere quando crei queste cose. Poi abbiamo fatto meritatamente, giocando un gran calcio, forse è stato il mio anno più bello per soddisfazione, per quello che abbiamo espresso, ma non solo dal punto di vista tecnico e della vittoria del campionato, ma per i valori morali, l'attaccamento alla maglia, vivere Terni in modo quotidiano, è stato un anno fantastico. Mister, non so se conviene con me per quanto riguarda ancora questa... Ritorno ad oggi invece. Secondo me sono un po' della sua squadra che subisce un po' troppi gol. 13 in confronti di 14, siamo abituati insomma a vedere le sue squadre, no? Prenderne meno di gol. Comunque un avvio di stagione dove 13 gol, sì, non sono tantissimi, però per una squadra di vertice, no? Forse stona. No, sono tanti. Noi, analizzando i gol subiti, noi nelle ultime 9 gare abbiamo subito 6 gol su calcio di rigore. 5 su calcio di rigore e 1 su calcio di punizione. Dal punto di vista della pericolosità delle squadre avversarie, siamo a buon punto, però è normale, dobbiamo abbassare il numero dei gol subiti ed essere più equilibrati, ma quando sei più equilibrato magari credi meno, quindi la coperta è sempre corta. C'è anche tanti infortuni in difesa? No, perché poi chi sta giocando sta facendo anche bene. Invece per il campionato, per la vittoria, Ternana, Feral Pisalò, Pordenone, Vicenza? È un campionato difficilissimo, oltre a queste squadre ci sono Triestina. Triestina mi rimetti, la Fermana che adesso è prima in classifica, sì. Tutti dicono si fermerà, intanto sta continuando e quindi è una sorpresa che sicuramente ci sarà nel nostro campionato. Il Monza, per la forza della proprietà, che a gennaio secondo me farà qualcosa, quindi un campionato di 7, 8, 9 squadre di grande spessore, e le altre che magari non hanno degli organici che annoverano grandi giocatori importanti, ma sono organizzate, rendono gara alla pelle. Battere una squadra oggi di medio-bassa classifica è dura, devi sudare per portare a casa 3 punti, quindi è un campionato molto equilibrato. Grazie mister, grazie. Bocca al lupo, arrivederci.